Sulla ripartenza della produzione in Valle Ufita c'è il filone degli scettici e preoccupati e poi quello degli ottimisti. Aspettando che tanti tasselli della vertenza vadano a posto, la firma del decreto per la cassa integrazione per ristrutturazione, l'installazione delle linee produttive, l'altra tranche di fondi Invitalia e poi che si sciolga il nodo commesse, le reazioni delle parti sociali non si fanno attendere e tra i visitatori impegnati nel tour in fabbrica, presente anche se solo per un saluto, la FIM CISL con il delegato nazionale del comparto automotive Leonardo Brumo. Oggi abbiamo un problema pregiudiziale a tutta la trattativa che è la commessa minima per poter arrivare al bilancio, al break even, all'unità finanziaria. Quindi questo è un impegno che nei prossimi incontri chiederemo al governo perché se ne faccia carico e di concerto con le regioni garantisca quei 550 pullman urbani minimi per poter garantire il bilancio di tutto il progetto. Il progetto si tiene tutto insieme, non c'è possibilità di divisione perché il progetto è nato su una visione di un'esigenza di mercato nazionale e internazionale che va dalla manutenzione dei mezzi usati alla produzione dei pullman.